contro. Perfetto, ricordi. Non so come sono organizzati i due docenti di oggi, Valeria Luti e Marco Chemello, e probabilmente dovrò dare la parola a Valeria da quello che intuisco. In realtà abbiamo appena concordato che invece inizierà Marco, Ah, lasciamo a bene, lui l'onore bene. di una piccola Benissimo. introduzione proprio più, Benissimo. diciamo, relativa Io vi al mondo ringrazio entrambi, Wikimedia. vi passo la parola. Grazie. Grazie, grazie Tiziana, molto gentile. Sì, diciamo, no, avete presente nei talk show, si fa sempre che quello meno importante presenta quello più importante, quindi io dopo presento Valeria. non so suonare il piano, ma insomma, tutto si può imparare. Bene, allora io sono Marco Chemello di Wikimedia Italia. Wikimedia Italia è un'associazione di promozione sociale. E quindi prevalentemente il nostro lavoro è fatto attraverso i volontari, come anch'io ero fino a qualche anno fa, è nota per essere, diciamo, l'associazione che sostiene in Italia i progetti Wikimedia, che sono poi quelli, diciamo, gestiti dalla Wikimedia Foundation statunitense. Quindi Wikipedia, il più noto di tutti, un po' la punta dell'iceberg, ma solo la punta dell'iceberg, perché in realtà ci sono numerosi altri progetti. Infatti, oggi parliamo di Wikidata, che è uno degli ultimi nati, se non l'ultimo nato, anche se insomma ormai i suoi 10 anni all'incirca ce li ha, ed è, come dire, una evoluzione per certi aspetti del concetto di Wikipedia portata nel mondo degli open data. E come Wikipedia è la più grande enciclopedia mai realizzata e anche forse la più grande opera collettiva mai scritta, diciamo mai fatta, Wikidata è senz'altro il più grande database mai aperto, mai realizzato, aperto, ecco, cioè quindi non il più grande magari in assoluto, però certamente quello che si occupa poi di un po' tutti gli argomenti in maniera indiscriminata, un po' come Wikipedia. Vi ne approfitterei per magari condividere alcune condividere, ecco, non so se vedete la presentazione, ecco, e Sì, si vede. giusto, perfetto, per chi magari un po' digiuno di questo mondo, gli altri li annoierò terribilmente perché l'avranno già sentito, ma capiamo un po' che cosa ci facciamo, cosa facciamo con le istituzioni culturali, cosa c'entra Wikipedia con l'istituzione culturale, insomma, cose di questo tipo. E cosa sono i progetti GLAM? Anzitutto un chiarimento semantico, perché tutti quanti no, all'inizio magari si sbagliano, diciamo, parlano di Wikipedia Italia, che è una cosa che non esiste, e non capiscono cos'è Wikimedia, o ci confondono come associazione italiana con la Wikimedia Foundation, e quindi sono convinti di quella volta all'anno che c'è la campagna fondi annuale che raccoglie qualcosa come 100 milioni di dollari, sono convinti di darli a noi. Sfortunatamente non è così. Sarei molto più pagato, e in realtà noi ci sosteniamo con il 5 per 1000. E quindi Wikipedia è solo un sito, non è un'istituzione, non è un'organizzazione, ma mentre Wikimedia è una comunità di utenti, che è un pochino più grande di sola Wikipedia. È nata però da Wikipedia, quindi un po' dal successo di Wikipedia. Quindi cerchiamo di, ecco, entrare in questo senso. Wikimedia non è altro che un gioco di parole nato da Wikipedia, non il contrario, ed è anche il nome della Wikimedia Foundation, appunto, che vi accennavo, statunitense, che ha il compito di raccogliere i fondi da tutte le parti del mondo e poi eventualmente ridistribuirli, soprattutto nei paesi dove, a differenza dell'Italia, non c'è la possibilità di avere il 5 per 1000 o altre cose simili. Il più grande, quindi, ci sono una quarantina, forse più, di associazioni nazionali, la più grande delle quali è Wikimedia Deutschland, che è molto più grande di noi, anche come staff e come numero di soci.
Noi, per capirci, siamo meno di una decina di persone come staff e circa 400 soci, ecco, per capire. Questi che vedete, in cui ovviamente potete riconoscere anche il sottoscritto, in fondo, dietro la balaustra, è la comunità, diciamo la foto che mi veniva più in mente perché eravamo il maggior numero di persone, eravamo qui in Italia per la prima volta a Esino Lario nel 2016 e c'erano persone da più di 70 paesi del mondo in questo microscopico paese. della Lombardia. E quindi adesso che avete capito che cos'è Wikimedia, che è essenzialmente una comunità di persone o una comunità anche di comunità, no? Perché poi, per esempio, ogni lingua di Wikipedia è una comunità linguistica diversa. E quindi siamo una comunità di centinaia e centinaia di comunità diverse. E quindi, ma che cosa interessa alle istituzioni culturali, in particolare alle biblioteche, ma anche agli archivi e ai musei, questa cosa, insomma, cosa gliene viene? E, quello che noi, diciamo, un po' sulla scia un po' del successo del modello, anche per certi aspetti non replicato da altri di Wikipedia, abbiamo, insomma, quello che facciamo noi è, come dire, fare un po' di evangelism rispetto a una cosa che in realtà esisteva già prima, che è l'open access. L'open access, ma anche l'open content, perché chiaramente Wikipedia non si limita a fare open access, ma fa anche open content, che è un pochino il gradino successivo e anche Wikidata. Quindi partiamo dall'idea che le istituzioni culturali hanno un sacco da offrire, ovviamente, e anche un sacco da guadagnare al collaborare con la comunità di Wikimedia, anche senza fare cose nuove o particolari, nel senso che molto spesso le istituzioni culturali hanno già un sacco di dati, un sacco di informazioni, un sacco di contenuti culturali, a volte anche già digitalizzati, ma spesso nei loro cassetti, quindi pubblicazioni, ricerche, articoli, immagini, le cose più che magari non pensano, magari sono state prodotte per una mostra, sono poi state chiuse in un cassetto, in un DVD e poi destinate diciamo, all'oblio, mentre a volte potrebbero essere interessanti per poter essere riutilizzati. Nel nostro specifico, visto che parleremo un po' di Wikidata, parliamo anche dei dataset che possono essere resi pubblici, che non hanno magari problemi particolari di, come dire, di privacy. E quindi partiamo da una considerazione proprio molto semplice, molto molto semplice, che ogni istituzione culturale, ognuna delle vostre istituzioni culturali, produce ogni giorno e commissiona una marea di contenuti diversi, di cui non ci rendiamo neanche conto anche quando ci lavoriamo dentro. La sfortuna, però, il problema è che solo una parte di questi contenuti sono ovviamente digitalizzati, perché molti sono stati prodotti in passato. E anzi, diciamo, la maggior parte della conoscenza umana non è digitalizzata, diciamo, ce lo sta nelle biblioteche, non sta su internet, d'accordo? E questo lo dico sempre ai nostri studenti quando devono cercare delle fonti per magari scrivere le voci di Wikipedia. E il problema è che questi contenuti digitalizzati, solo una piccola parte di questi contenuti che abbiamo digitalizzato, per cui abbiamo speso soldi, sono disponibili al pubblico. Cioè sono in qualche maniera open access, che poi non vuol dire solo disponibile al pubblico, ma insomma diciamo. E ecco, e poi ovviamente di questi solo una parte ancora minore sono davvero veramente valorizzati. E questo è anche, poi ci chiediamo ovviamente tutti quanti, sappiamo che c'è un grosso problema della sopravvivenza dei dati in formato digitale. Cioè, pensavamo una volta digitalizzati i dati, no? I libri, magari di avere risolto il problema della loro sopravvivenza, o anche no, a volte perché purtroppo i dati digitali nel web sopravvivono molto poco, perché la sopravvivenza media di un sito probabilmente è inferiore ai 2 anni. E quindi noi, ad esempio, tutte le fonti che vengono inserite nelle voci di Wikipedia, che non provengono da libri ma magari da siti, dopo 2 anni sono sparite e quindi non si riesce più
a tornare indietro. E quindi poi per fortuna c'è un bot che passa con Sun Internet Archive che cerca di recuperare questi contenuti, ma ovviamente non è che si possono fare miracoli, no? Sì, per carità, santo subito Internet Archive, però non risolve veramente la questione della persistenza dei dati. E questa è una delle molte cose di problemi che ci poniamo tutti quanti. Comunque va bene, il concetto è proprio questo. Qui vedete ancora la galleria leonardiana, prima versione, prima che la ristrutturassero del Museo della Scienza di Milano, con cui abbiamo in effetti collaborato. E quindi, diciamo così, il concetto di diffondere e valorizzare i contenuti culturali significa per noi utilizzare degli strumenti che sono appunto l'open access e l'open content. Per poter però fare open access vero, cioè non finto, non è che basta mettere ovviamente i dati su una pagina web, lo sappiamo benissimo, significa oltre che utilizzare dei formati opportuni nel caso dei dataset, ma anche e soprattutto significa anzitutto utilizzare delle licenze libere. Le licenze libere Creative Commons, in particolare parlo di Creative Commons perché sono le più diffuse al mondo, ma ovviamente non solamente quelle, ce ne sono molte altre, però sono licenze libere. Licenze libere vuol dire che consentono il riutilizzo a scopo, a qualsiasi scopo anche commerciale, e consentono la modifica dell'opera originale. Capiamo benissimo che non tutti quelli che dicono di fare open access, purtroppo, come dire, soddisfano queste due condizioni e quindi non sono licenze libere. Pertanto, diciamo, a livello internazionale, tuttavia, le maggiori istituzioni culturali, insomma, anche penso a livello accademico, ormai si è giunti alla conclusione che, benché non vi sia una, come dire, una definizione univoca di cos'è l'open access, si fa vero open access solo se si utilizzano licenze libere, cioè se si consente il riutilizzo vero dei dati, vero, reale, cioè non solo in teoria. Ecco, notare che queste cose sono strumenti semplici e gratuiti, le licenze Creative Commons, l'open access e anche i progetti Wikimedia, come Wikipedia, perché non costa nulla consultarli, ma non costa nulla neanche contribuire ai progetti Wikimedia, offrire, condividere dei contenuti. Wikipedia non chiederà mai nulla a istituzioni culturali che vogliono fornire contenuti se non i contenuti stessi, e questo qui saremmo tutti molto contenti, perché il lavoro appunto è fatto poi da volontaria, spesso anche il lavoro di migrazione su Wikidata è fatto principalmente da volontari. Quindi ecco, ne parlo di Wikipedia ovviamente, ma questo vale anche per Wikidata, cerchiamo di amplificare utilizzo, visibilità e diffusione di contenuti culturali e dei dati che vengono prodotti dalle istituzioni culturali. Però questo lo possiamo fare solo se le nostre istituzioni pubbliche e private concedono questi dati con licenze libere o nel caso di Wikidata con la dichiarazione CC0, che non è in sé per sé nemmeno una licenza, perché non è, no? È qualcosa di più libero ancora della licenza, che dice io, detentore di questi dati, li concedo nel pubblico dominio. Wikidata ha una licenza diversa da Wikipedia ed è una licenza, ed è appunto questa dichiarazione CC0, proprio perché altrimenti i dati è complicato riutilizzarli, diventa troppo complicato. Con questa stessa dichiarazione CC0 siamo in grado di concedere i dati, per esempio, se abbiamo dei dati geografici georeferenziati, li possiamo concedere a OpenStreetMap. OpenStreetMap lo conoscerete un po', è un enorme e più grande database geografico mondiale, non è solo una mappa, è proprio un database geografico e accetta ovviamente. Ha una sua licenza particolare, ma accetta anche dati in CC0, quindi anche da Wikidata, per esempio. Quindi, come dire, questo nella nostra ottica produce, e insomma anche la letteratura scientifica ci conforta, produce una maggiore diffusione dei dati, un autentico, diciamo, riutilizzo e anche probabilmente una sopravvivenza maggiore nel tempo. E ecco, e arriviamo appunto ai GLAM, che non è altro che l'acronimo di Galleries, Libraries, Archives and Museums. Sarebbe MAB in italiano, ma è più glamorous, no? La parola GLAM, e quindi usiamo quella, un po' più sexy. E abbiamo deciso di utilizzare quella in realtà perché poi la comunità GLAM è una comunità internazionale ed è una specie di sottocomunità all'interno della più ampia comunità di Wikimedia.
Quindi molte persone, non tutti ovviamente gli utenti di Wikipedia, eccetera, ma molte persone all'interno come volontari collaborano o se non sono bibliotecari, magari collaborano con biblioteche, archivi e musei fin dal principio, da quando è nata Wikipedia nel 2001. Però, come dire, inizialmente in modo spontaneo e individuale, no? E poi invece in maniera più organizzata, ed è allora che sono nati i cosiddetti progetti GLAM, o se preferite chiamarli GLAM Wiki, o se preferite chiamarli ancora Open GLAM, che come ultimamente si dice, per chiarire che il passo fondamentale è aprire i propri dati verso l'esterno, quindi Open GLAM. D'accordo? GLAM vuol dire semplicemente GLAM vuol dire semplicemente istituzioni culturali. Open GLAM, allora, più precisamente, i progetti che prevedono la, diciamo così, l'apertura dei dati delle istituzioni culturali. Bene, qui ovviamente ci sarebbero moltissimi esempi, ma diciamo qui ho fatto giusto una carrellata di quelli di alcuni, solamente alcuni, farò torto ad altri perché tutti non ci stavano nella slide, ma diciamo che dal 2008 in poi soprattutto ci sono state tutta una serie di istituzioni culturali un po' in giro per tutto il mondo che hanno contribuito a Wikipedia semplicemente concedendo dei dati, dei contenuti, delle immagini. E quindi no, e questa storia diciamo continua, ecco. Quindi in realtà, ecco, siamo giunti all'archivio ricordi nella pagina successiva perché non ce ne stavano più. E anche altri, ecco, che ci sono dopo. Non ho fatto in tempo ovviamente ad aggiungere quelli dei bandi che abbiamo fatto di recente, ma come accennavo, diciamo così, nel fuori onda prima, ogni anno noi facciamo come Wikimedia Italia anche un bando per le istituzioni culturali, per le istituzioni, per favorire le istituzioni culturali che sono intenzionate a diffondere i loro contenuti culturali o a imparare come si fa, ad esempio, anche fare formazione, eccetera, e comunque hanno la disponibilità, diciamo, dal punto di vista pratico e anche, come dire, politico, di condividere questi dati. Cioè che è una semplice decisione, però una decisione ovviamente complessa perché richiede ovviamente un cambiamento di tipo culturale che non tutte le istituzioni culturali hanno, non tutte le persone lo sappiamo, hanno, tutti quanti conosciamo qualche nostro collega che insomma è un po' corto, è un po' corto, al braccino corto, ecco, quando si tratta di condividere dati con il mondo, magari anche quando dovremmo farlo. Perché il compito di un'istituzione culturale è condividere la sua conoscenza e fare in modo che venga diffusa il più possibile, non tenersela nel cassetto. Bene, quindi nell'ambito di questo, dal 2020 in poi, abbiamo avviato anche un progetto con l'Archivio Ricordi, di cui magari poi meglio Valeria Luti vi parlerà. Tornando un pochino in generale a quello che si fa in un progetto GLAM. E quindi le azioni sono queste tre azioni, queste tre signore che devono ballare insieme, devono danzare insieme in concordia e sono la condivisione, la comunicazione e la formazione. Quindi questi sono i tre capisaldi di qualsiasi progetto GLAM. Se vogliamo, forse di qualsiasi progetto, se vogliamo estendere il concetto, però nello specifico dei progetti GLAM. E quindi se c'è la volontà di condividere e poi riusciamo anche a formare il personale e i nostri collaboratori e riusciamo anche a comunicare i risultati che stiamo ottenendo con questi progetti, il progetto ha successo, altrimenti è un po' zoppo. Se manca una di queste, anche solo una di queste azioni e non è coordinata con le altre. Ecco, quindi cioè questa è una cosa molto semplice in definitiva, però ecco, sono tre azioni sinergiche. Ecco, il nostro obiettivo non è solamente di tipo filosofico, idealistico, ma certamente anche, ma senso come appassionati, diciamo così, della cultura, ma e si può anche misurare, almeno per molti aspetti, dal punto di vista pratico, perché l'impatto, il nostro obiettivo è produrre un impatto misurabile. Questo grafico non l'ho fatto io, l'ha fatto Epfi Kapsalis della Smithsonian Museum
presenta, dà un'idea del numero di visualizzazioni che le immagini, le stesse immagini, possono avere nel sito dello Smithsonian, colonna diciamo piccola, se le condividiamo su Flickr oppure se le condividiamo su Wikipedia. Le stesse immagini, ecco, questo ci fa, poi ovviamente lo conoscerete già, ma ha fatto un interessante riassunto, diciamo, uno studio riassuntivo nel 2016, F. Capsalis, sulla scorta di tutti gli studi precedenti, dimostra che l'open access, l'open content sono assolutamente degli strumenti formidabili in mano alle istituzioni culturali e hanno pochissimi svantaggi e un costo veramente, insomma, estremamente interessante, diciamo, rispetto a qualsiasi altra cosa. Quindi diciamo che condividere contenuti con i progetti Wikimedia tendenzialmente li fa diffondere di più che non qualsiasi altro sistema, qualsiasi altra piattaforma online, incluse i social network. Perché i social network, sì, certo, magari fanno un botto di visualizzazioni in un giorno solo, ma il giorno dopo è già sparito il tutto. Invece noi, questi contenuti rimangono e tutti i contenuti che noi abbiamo, aggiunto su Wikipedia in questi anni, li tramandiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, i quali ovviamente a loro volta li miglioreranno e li aggiorneranno. Ecco, questo era un esempio in un tratto dall'archivio ricordi, ma della BAKE prima che diciamo l'archivio ricordi partisse, diciamo, come progetto, quindi intorno nel 2020, e che appunto faceva un po' vedere che il numero di visualizzazioni, parliamo solo delle visualizzazioni delle immagini condivise su Wikipedia, può arrivare a parecchi milioni al mese, parecchi milioni di page views al mese. Questi erano alcuni contenuti che condivisi da una biblioteca digitale. Quindi, no, vedete che si tratta dei classici contenuti che per la maggior parte di una biblioteca digitale è anche semplicemente i frontespizi dei libri. No, i frontespizi dei libri, una cosa banale, dici, ma. E invece non ci sono su Wikipedia, quindi o in qualche caso qualche foto, bella foto che magari può esserci in qualche fondo collezionistico, eccetera. Ecco, per concludere, parlando un po' della mia professione, il wikipediano in residenza non è l'unica maniera per un'istituzione culturale di portare avanti un progetto GLAM. Però, diciamo, in questi primi anni, che sono stati dal 2010 in poi, che sono stati un po' gli anni pionieristici, è stata una maniera semplice, efficace. Il wikipediano in residenza è nato come figura al British Museum ed è un po' questa figura di cerniera tra la comunità di Wikimedia e la comunità dei progetti Wikimedia, perché spesso se l'istituzione culturale parte da sola, senza aver fatto quel minimo di formazione e cerca di mettere delle cose sui progetti Wikimedia, spesso commette degli errori abbastanza importanti che magari si alienano anche un po' la simpatia dei wikipediani, perché no, comunque nemmeno le istituzioni culturali possono fare spam su Wikipedia. Quindi no, non è che so, su Wikipedia un'enciclopedia è fatta per costruire un'enciclopedia, non è un progetto didattico, non è una cosa fatta per musei e biblioteche, è bene che istituzioni scolastiche e universitarie collaborano, ma hanno alla stessa maniera, devono seguire le stesse linee guida degli altri utenti. E quindi bisogna anche evitare le false partenze in questo tipo di progetti. Da questo punto di vista, il wikipediano in residenza è utile, è utile. E in effetti negli ultimi anni siamo riusciti abbastanza nel piccolo, per carità, nel nostro piccolo ambito, a espanderli in varie istituzioni culturali, anche se di solito si tratta di progetti un po' pilota che durano qualche mese, poi l'istituzione culturale, diciamo, siamo nell'idea che poi sia in grado di continuare da sola. Appunto, abbiamo praticamente con l'archivio ricordi, collaboriamo già da un anno e mezzo, che significa che è un progetto dei più lunghi, no? Finora. Ecco qui, e quindi sì, nelle piccole istituzioni culturali
può essere semplicemente un volontario che dedica un po' del suo tempo all'istituzione culturale per aiutarla a caricare, non so, le immagini su Wikipedia, a capire che tipo di voci di Wikipedia si possono scrivere, cosa no, eccetera. Ma nel caso delle medio-grandi istituzioni culturali, bene o male, diventa una figura più professionale, perché altrimenti non possiamo fornire formazioni in orario d'ufficio o caricare enormi mole di dati che richiedono molta preparazione, molto lavoro, come sa benissimo Valeria. Ecco. E quindi la wikipediana in residenza è diventato persino una professione. Qui vedete questo ancora un'aggiunta ufficiale già del 2014 nelle professioni non regolamentate del web, compare il wikipediano in residenza. Ecco, bene, direi che giusto per dare un po' di panoramica abbiamo concluso, quindi io lascerei appunto la parola a Valeria, e però appunto diciamo, rimango qui anche per eventualmente delle domande, anzi se qualcuno ha già delle domande prima che iniziamo con che Valeria inizi, io sono a disposizione anche sulla chat o cose di questo tipo, oppure anche a voce. Quindi grazie intanto. Grazie Marco. Allora adesso anch'io condivido lo schermo. Datemi conferma che si veda tutto correttamente. Sì, Grazie, grazie. Dunque, mi presento anch'io, sono Valeria Luti, la data manager dell'Archivio Storico Ricordi, e mi occupo appunto di tutto quello che riguarda i progetti digital, quindi non solo della digitalizzazione e metadatazione dei documenti che conserva l'archivio, ma anche di tutto quello che riguarda la valorizzazione digitale del patrimonio conservato dall'archivio. Sicuramente molti di voi lo sapranno, lo conosceranno. L'archivio conserva i documenti prodotti in 2 secoli di attività di Casa Ricordi. E sono documenti di vario genere, partiture, lettere, documenti amministrativi, fotografie, documenti iconografici, tutti nell'ordine delle migliaia di pagine, di foto, di documenti in generale. Già nel 2018 abbiamo iniziato il nostro percorso di condivisione digitale del patrimonio documentale dell'archivio tramite il nostro sito web della collezione digitale, appunto, dove si possono trovare appunto partiture, lettere, iconografia, e mano a mano ci prodighiamo per pubblicare sempre nuove sezioni compatibilmente con le campagne di digitalizzazione che l'archivio porta avanti. La prima che abbiamo pubblicato e che abbiamo anche utilizzato, diciamo, come progetto pilota per la condivisione online è la collezione delle lettere. Sono 30.000 lettere circa che si possono trovare online, consultare direttamente dal nostro sito e che abbiamo aperto ai volontari, ai contributi degli utenti delle nostre pagine, che possono inviarci le trascrizioni per dare anche loro una mano a dischiudere i contenuti di queste lettere, che altrimenti rimarrebbero soltanto delle immagini. Ne sono state trascritte già 8.000 su 22.000, che sono quelle visibili online per questioni di privacy, diciamo, quelle più recenti al momento sono oscurate, ogni anno ne vengono sbloccate di nuove. E i nostri formidabili utenti, mi verrebbe da dire, hanno già trascritto appunto gran parte delle lettere disponibili e fornito anche una serie di metadati in più, di approfondimento rispetto a quelli che avevamo potuto rilevare noi in fase di catalogazione, senza leggere effettivamente il contenuto di tutte e 30.000 le lettere.
Questa è una piccola panoramica di autori già completamente trascritti grazie ai nostri utenti. Perciò sulla scia di questo che riteniamo un gran successo in termini di condivisione, a fine 2019 l'archivio ha iniziato la collaborazione con Marco e con Wikimedia Italia. E visto appunto la grande eterogeneità dei documenti che conserviamo, abbiamo optato per la partecipazione a vari progetti promossi da Wikimedia. Abbiamo fatto la parte di formazione che vi ha appena detto Marco, partendo da aprile 2020. E lui stesso proprio ci ha insegnato come usare questi progetti nello specifico e poi ha affiancato a me in particolare in quella che è stata la parte pratica di estrazione dei dati dal nostro database e importazione poi su Commons, Wikisource, Wikidata. E ci siamo concentrati quindi su da principio su Wikipedia, che forse di tutti è il progetto un po' più immediato. Tutti noi ci siamo prodigati nell'ampliare o creare nuove pagine o nel tradurre. Questa è una brevissima panoramica. Sono circa una novantina le pagine su Wikipedia che abbiamo collaborato ad approfondire oppure a creare oppure appunto a tradurre. Sono relative chiaramente al nostro ambito di expertise, quindi sono compositori, sono cantanti, librettisti, pagine di opere e tutto quello che è relativo quindi al mondo musicale. Su Wikipedia già esisteva una pagina dell'archivio storico ricordi, perché in realtà si trova praticamente tutto su Wikipedia. Quindi abbiamo cercato di fornire nuovi materiali per arricchire anche quanto fosse già esistente, non solo in termini di contenuti, ma anche di immagini. Il progetto di Wikimedia che è relativo appunto alla condivisione delle immagini si chiama Wikicommons, che è una repository di media che può essere utilizzata da tutti gli altri progetti wiki, quindi potete usare le immagini di Wikicommons su Wikipedia, su Wikidata, su Wikisource, ovunque sia necessario, oltre che chiaramente farne altri usi, sono tutte rilasciate con licenza libera, come vi diceva Marco prima, sono tutte in open access con la licenza CC BY SA. Sono i numeri che si ricollegano molto facilmente a quelli che vi ha fatto vedere Marco prima della BEIC, ovvero da giugno del 2020 abbiamo tutte le nostre immagini dell'archivio, quindi categorizzate come media dell'archivio storico ricordi, sono circa 17 milioni. Solo in ottobre le visualizzazioni sono state 1,2 milioni per poco più di 1.000 immagini condivise su 64 wiki diverse in 1.638 pagine in 64 lingue diverse. In basso a destra potete vedere un'immagine ingrandita di un bozzetto, che è un bozzetto di Bohème di Adolf Einstein, molto famoso, che ha ricevuto solo nel mese di ottobre 58.600 visualizzazioni. E qui già si apre la prima nota positiva della condivisione del nostro patrimonio documentale su uno dei progetti Wiki, ovvero questa immagine del Quartiere Latino, ma anche molte altre, sono state oggetto di un restauro digitale da parte di uno dei volontari esperti di Wikicommons,
che le ha appunto migliorate nella qualità grafica. Come vedete, i colori di questa immagine sono molto vivi, ed ha magari eliminato qualche piccola imperfezione che poteva esserci dalla nostra digitalizzazione. E questa, come anche alcune altre, fanno parte sono state valutate fra le più belle immagini di Wikimedia Commons dagli utenti stessi di Wikimedia Commons. E quindi sono rientrate nel piccolo gruppo dello 0,02% di immagini più belle presenti su Commons. E questo chiaramente non potrebbe farci altro che un grandissimo piacere. Contemporaneamente, ci siamo concentrati sulla condivisione dei nostri indici, dei record delle entità del database interno dell'archivio storico ricordi su Wikidata. Ho visto lunedì scorso che è stata fatta una approfondita lezione su come funziona Wikidata, quindi sul fatto che sia correlato a tutti gli altri progetti wiki, perciò non mi dilungo molto su questo, però ecco, vi dico che tutto l'indice delle persone del nostro archivio, quindi parliamo di più di 11.000 record di nomi di persone, è stato collegato, esportato dal nostro database, importato su Wikidata e relazionato al nostro identificativo. Quindi è stata creata una proprietà apposita per l'identificativo dell'archivio storico ricordi, sia delle persone che di un'opera, che è il prossimo progetto su cui stiamo lavorando adesso. Perciò, ad esempio, poi vi farò vedere, sto scorrendo la pagina di Giuseppe Verdi, potete trovare l'ID che ha Giuseppe Verdi nel nostro database. E volendo andare a vedere anche la sua pagina sul nostro sito. L'ultimo dei progetti wiki a cui l'archivio ha deciso di partecipare è quello di Wikisource, ovvero un progetto che raccoglie contenuti editi, sempre rilasciati con licenza libera o comunque nel pubblico dominio. E l'archivio ha deciso di condividere le sue riviste. Quindi parliamo di circa 150 volumi che raccolgono quasi 6.000 numeri di periodici editi dall'archivio Ricordi dal 1842 fino al 1965. È un work in progress ancora, ci stiamo lavorando proprio in questi tempi e al momento sono disponibili i primi circa 40 volumi delle prime 40 annate della Gazzetta Musicale di Milano, ce ne sono altri che caricheremo via via e appunto oltre a essere disponibili per la consultazione su Wikisource sono trasformabili e ricercabili in testo. Qui questo progetto in particolare, l'apporto dei volontari, l'apporto della comunità è fondamentale perché parliamo di una 65-70 mila pagine circa da leggere e rileggere per ricercare magari quei piccoli errori che il processo di riconoscimento automatico dei caratteri può generare e rendere il testo così completamente ricercabile da chiunque voglia. Un'altra funzionalità molto importante di Wikisource è che si possono creare link alle pagine Wikipedia o alle pagine Wikidata di tutte le opere, compositori, nomi, teatri, tutte le entità che si incontrano leggendo il testo, favorendo quindi una ricerca molto più facile, molto più ampia per gli interessati. Questo è un esempio
della, appunto, di un indice della Gazzetta Musicale, era un settimanale, quindi sono 52 numeri per tutto l'anno, più eventuali supplementi, e che è stato oggetto di un progetto di lavoro condiviso durante la notte degli archivi di quest'estate, se non ricordo male era il 4 giugno, insieme a Marco, insieme a Wikimedia Italia, abbiamo promosso un editathon, ovvero un momento di condivisione con gli utenti volontari che volessero partecipare, proprio su questo numero, di lettura, rilettura e pubblicazione delle pagine completamente rilette. Infatti vedete, in questo caso sono tutte state create, molte hanno un buon livello di correttezza e chiaramente è un lavoro abbastanza lungo da fare, perciò sicuramente le percentuali miglioreranno nel corso dei prossimi mesi. Dunque, per passare invece alla parte un pochino più pratica, che magari può essere anche di interesse, chiudo un attimo la condivisione, anzi no, non la chiudo, e vi faccio, condivido il come si spostano i dati da un database a un altro. Dunque, l'archivio usa un database proprietario che è FileMaker Pro, quindi è stato creato, diciamo, sulla base delle necessità interne dell'archivio, ma che permette, come anche i software di catalogazione usati dalle biblioteche, un'esportazione in Excel. Questo che vedete in particolare è l'indice delle composizioni, quello che è andato su Wikidata. Questa è l'esportazione che ho fatto io dal nostro database, quindi un banalissimo Excel su cui ho selezionato i campi, gli attributi che ci interessava poi spostare e importare su Wikidata. Questo è il risultato appena prima dell'importazione che io sto facendo proprio in questi giorni. Ho scelto questo delle composizioni perché quello da anagrafica, che è già stato del tutto importato, è molto più grande e un po' più spaventoso anche magari, e anche un po' più lento per essere gestito ed elaborato adesso online. Però come vedete l'esportazione che io ho fatto non era subito importabile su Wikidata per un problema di struttura del dato, proprio di forma in cui avviene sintassi in cui viene veicolato lo stesso contenuto. Perciò tramite un raccordo degli identificativi numerici fra il nostro e quello di Wikidata quando esistente, abbiamo fatto sì che si creasse questo match e che le entità fra i due database si potessero collegare. Dopodiché siamo passati alla creazione di tutte quelle entità che invece mancavano, e per le opere parliamo di un discreto numero rispetto al totale, che sono circa 2600 record nostri, ne abbiamo creati ex novo più o meno 2000. Questo perché molte sono opere magari meno conosciute, meno famose di quelle di Verdi o Puccini, ad esempio, per cui nessuno ancora aveva creato quell'entità su Wikidata. Il risultato lo possiamo vedere,
Ok. Qua. Dunque, questo qua è il servizio di ricerca di Wikidata che si può fare sia inserendo il codice, ma anche questo è facilmente bypassabile, perché possiamo inserire direttamente il nome della proprietà di cui vi hanno già parlato lunedì scorso. Noi abbiamo creato sia quello per le persone che quello per le opere. Basta selezionarlo, togliere il limite perché sono più di 100 le nostre. Qua c'è una preview dei risultati e se faccio andare alla ricerca, qua ci sono i famosi 2658 record che abbiamo condiviso con Wikidata. Ne possiamo aprire uno di esempio. Questo qua è Aida, se non vado errata, quindi questo chiaramente fa parte di tutte quelle opere che erano già presenti, come vedete ampiamente documentate anche su Wikipedia, quindi una scheda di Wikidata molto 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 approfondita. Perciò facciamo prima. Così, fra i vari identificativi a cui è collegata questa scheda, il BIAF, la BNF, tutti gli altri cataloghi che hanno deciso di partecipare a Wikidata, c'è anche l'identificativo dell'archivio. E da qui si può andare a vedere la pagina dell'archivio, volendo approfondire poi le ricerche, i documenti che conserva l'archivio storico ricordi. Stessa cosa ovviamente può essere fatta sulle persone. Queste sono di più. Quelle qua. Si genera la preview, io faccio andare subito la richiesta. Sono 11.341, stesso identico funzionamento, apriamone uno. Questo qua è Giuseppe Verdi, altra scheda che chiaramente è super approfondita e già esistente prima del nostro apporto, però anche in questo caso si può ritrovare l'identificativo dell'archivio storico ricordi e il link al nostro sito. Questa operazione di importazione delle nostre entità, del nostro indice anagrafica e opere su Wikidata è anche molto importante per noi come archivio, come istituzione, proprio per il fatto che Wikidata è un database condiviso, sempre aggiornato, tenuto aggiornato da una comunità molto ampia e perciò da cui anche noi come archivio possiamo trarre vantaggio. Infatti, sempre tramite questa ricerca che abbiamo fatto, si possono esportare i risultati e eventualmente arricchire il nostro il database interno dell'archivio con informazioni di Giuseppe Verdi che magari non c'erano. Se anche noi volessimo in qualche modo fornire ai nostri utenti un collegamento col BIAF, con SBN, l'ho visto passare prima SBN, adesso ho perso, mi è sembrato che ci fosse. Vabbè, comunque, o informazioni, arricchire la scheda di Giuseppe Verdi con informazioni che magari noi non abbiamo già inserito, lo possiamo fare perché possiamo creare una sorta di sincronizzazione fra i due database, perciò diciamo è una strada a doppio senso questa qua. Il lavoro, come vi dicevo prima, è lungo. Nel senso, questo sicuramente non va nascosto, però non è neanche impossibile da fare in termini tecnici. Una volta avuta l'esportazione in Excel,
si tratta semplicemente di ristrutturare i dati secondo alcune piccole regole, nominare le colonne con le proprietà di Wikidata che avete visto già lunedì scorso, e poi esistono dei tool, dei programmi, delle funzionalità già disponibili open su Wikidata che permettono un'importazione piuttosto facile, abbastanza rapida dei dati. Vi faccio vedere anche l'Excel, perché sempre di questo parliamo, delle immagini che abbiamo importato su Wikicommons. Queste qua sono tutte le nostre immagini. Qua, su questo quadratino rosso, potete vedere l'utilizzo che ne viene fatto nei vari progetti wiki. Ad esempio questa foto di Einstein è usata nella Wikipedia inglese, nella Wikipedia spagnola, GL non lo so cosa sia nella Wikipedia italiana, comunque in varie wiki, in varie lingue. Altre sono usate meno, perché magari appunto di opere più rare da trovare, meno conosciute rispetto a quelle sempre dei soliti Terni Puccini, dico sempre io, tutte raggruppate sotto una categoria che appunto abbiamo creato per comodità e anche per ritrovarle tutte. Sono queste qua, le famose 1000, poco più di 1000 che abbiamo condiviso, e le abbiamo importate così. Anche questo è un altro Excel abbastanza lungo, però abbastanza facile da strutturare. È un'esportazione sempre dal nostro database di una selezione di documenti iconografici che l'archivio ha deciso di condividere con licenza aperta su Wikicommons, e ci faceva piacere non condividere la semplice immagine, ma anche fornire delle informazioni un pochino più approfondite su quell'immagine. Ed eccole qua, abbiamo dato le datazioni quando erano in nostro possesso, oltre che il soggetto del ritratto o del bozzetto, del figurino, l'autore che ha creato il documento, se ci sono delle firme o note a margine, eventuali informazioni sullo stampatore, note di vario genere e anche link su dove si possono trovare queste immagini. Ad esempio, vediamo. Tutti i dati che avevate già prima, ecco, per Certo, ricordarlo, non sì. è che li avete fatti apposta per questa occasione, avete solo valorizzato i dati che avevate. Assolutamente, tutto quello che vedete che abbiamo condiviso su tutti i progetti wiki è la valorizzazione delle campagne di digitalizzazione che l'archivio ha fatto fino ad oggi, fino all'anno scorso, anche visto che abbiamo iniziato la condivisione l'anno scorso. Perciò noi avevamo tutti questi dati pubblicati sul nostro sito della collezione digitale e che volevamo in qualche modo divulgare, condividere e valorizzare ancora di più. E perciò per questo abbiamo deciso di condividere poi sui progetti Wiki. Questo qua, ad esempio, questo bozzetto qui, vediamo se lo apriamo, è quello famoso che ha ricevuto eccolo qua, l'immagine considerata una delle migliori immagini di Wikicommons, che è stato restaurato, anche questa serie di metadati che noi già avevamo nel nostro database e che abbiamo ovviamente condiviso insieme all'immagine
al momento dell'importazione. Per questo avete visto un Excel con tante colonne, perché abbiamo riutilizzato anche tutti i metadati che già avevamo per arricchire un po' l'immagine stessa. Insomma. Però la descrizione in russo non l'avete aggiunta voi, l'ha aggiunta qualche utente. Esatto, infatti questo è un altro punto a favore della comunità, della condivisione nella comunità, perché dove ovviamente non arriviamo noi, nessuno di noi parla il russo, è arrivato qualcun altro, quindi ha utilizzato le nostre informazioni e le ha rese in qualche modo disponibili a una comunità e un'utenza di un'altra lingua, cosa che noi, almeno per quanto riguarda il russo, non avremmo potuto fare. E noi abbiamo fatto soltanto l'italiano e l'inglese. Ecco qua. Proprio per darvi un aggiornamento sulle statistiche, questo qua è più o meno l'omologo della pagina che vi ho fatto vedere prima Marco sulla Bake. Queste sono le immagini dell'archivio, della categoria dei media dell'archivio storico ricordi, per il mese, no, sbagliato, questo era per il mese di ottobre, ovviamente. Se andiamo al mese di settembre, se non ricordo male, la classifica delle immagini più viste cambia. E adesso sta elaborando. Se non ho sbagliato mese, in questo caso in pole position dovrebbe esserci un figurino di Aida. Sapete che fra quest'anno e l'anno prossimo ricorre il 150° anniversario della prima rappresentazione al Cairo e in Italia, e abbiamo infatti notato questo sorpasso. Il bozzetto del quartiere latino ha troneggiato su tutte le nostre immagini praticamente da quando l'abbiamo caricato, e invece il mese di settembre, eccolo qua, è stato spodestato. È durato soltanto un mese, infatti avete visto che a ottobre c'era di nuovo lui, e se non ricordo male anche a novembre. Però anche questo qua è un tool già compreso, già disponibile apertamente dai progetti wiki, ed è molto molto utile per vedere l'andamento delle visualizzazioni, quindi di conseguenza della condivisione di queste immagini, perché da qua possiamo vedere anche in tutte le pagine in cui queste immagini vengono condivise, sono presenti, quindi Wikipedia inglese, quella francese, quella tedesca, quella italiana, quella russa, questa cosa, quella finlandese se non sbaglio, un'altra volta quella inglese, quindi non solo le prime ma anche tutte le altre hanno avuto una diffusione che chiaramente non sarebbe stata raggiungibile, non sarebbe stata eguagliabile diversamente. Perciò è stato molto importante poter prendere parte a un progetto di collaborazione di questo tipo e aprire i contenuti dell'archivio, mi verrebbe da dire al mondo, diciamo, alla comunità Wiki, che è comunque molto 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 grande. E dunque a questo punto io lascerei spazio ad eventuali domande, curiosità, se necessario possiamo andare anche un pochino più sul tecnico, ecco. C'è una mano alzata. Vediamo se posso attivare l'audio. Sì, fatto. Ah, vedo che c'è un messaggio nella chat anche.
Complimenti, lo dico ad alta voce per tutti. Complimenti, il progetto dell'archivio ha una pagina Wikiproject con i modelli di dati e le proprietà scelte? No, abbiamo una pagina GLAM, che è quella che è anche presente nella locandina e la condivido subito in chat, dove abbiamo cercato di dettagliare il più possibile tutti i progetti che abbiamo, tutti i tool utilizzati nei vari progetti a cui abbiamo preso parte. E la teniamo aggiornata durante l'anno con i nuovi dati, con i nuovi numeri e con i nuovi documenti aggiunti, diciamo, condivisi. Fondamentalmente le proprietà scelte, se parliamo di Wikidata, sono di fatto quelle che noi avevamo già appunto nel nostro dataset, chiaramente facendo una piccola ricerca per capire quale fosse la proprietà, diciamo, più adatta, più consona per il contenuto che volevamo importare e condividere. Sì, ho attivato il microfono, può provare a parlare se vuole. No, Marilis non ha il microfono, proprio non ce l'ha fisicamente. Ah, ok, scusate, non avevo capito, ok. Però spero di aver risposto alla domanda, nel caso rimango comunque a disposizione. Ok, perfetto. Io ti ringrazio, Valeria, e volevo provare a chiederti, perché forse mi sono persa qualche passaggio, mentre le lettere, le immagini sono sul sito dell'archivio, il periodico invece? Da entrambe le parti. I periodici sono disponibili sia sul sito della collezione digitale, anzi a breve, a inizio dicembre, diciamo, faremo un evento per condividere appunto la creazione di questa nuova sezione sul nostro sito. Ah, ecco. E sono disponibili. Li sto caricando su Wikisource. Il processo di upload delle riviste, dei periodici su Wikisource richiede un po' di tempo in termini proprio di elaborazione tecnica del documento. Io parto dalle immagini ad alta risoluzione che abbiamo per facilitare il lavoro di rilettura da parte degli utenti, perché soprattutto i primi volumi del 1800 sono scritti su tre colonne molto piccoli, perciò è necessario che si possano ingrandire abbastanza per poterli leggere, perciò sono molto pesanti, richiedono quasi 24 ore di elaborazione del computer. Se ne fa il déjà vu, che è un formato di file richiesto da Wikisource, un antesignano del PDF che contiene anche il livello testuale, appunto, e poi si fa l'upload creando l'indice e il sommario delle pagine. Perciò è un pochino più lungo che caricare il semplice PDF sul sito. Per questo diciamo che il progetto su Wikisource si deve allineare a quella che sarà la pubblicazione online sul nostro sito. Però diciamo che sono pubblicazioni che offrono possibilità diverse di ricerca, ovvero sul nostro sito sono pubblicati soltanto i PDF che si possono chiaramente leggere e scaricare, mentre Wikisource permette la ricerca testuale, l'indicizzazione del contenuto del testo, quindi il collegamento di Verdi con la sua pagina, con la sua entità Wikidata, collegamento di Pacini con la sua pagina Wikidata, il collegamento dell'opera con la sua pagina Wikipedia, eccetera, eccetera, che ovviamente sul nostro sito non si può, per il momento non si può fare.
Ma ipertestualizziamo persino le riviste dell'Ottocento, Esatto. praticamente. Grazie. Ecco, lì nella chat avevo messo la pagina base per quanto riguarda Wikisource, che descrive un po' in generale per la comunità di Wikisource un po' quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto, ed è secondo me un buon esempio, ecco, anche che può essere utilizzato assolutamente da altre biblioteche o altri archivi per condividere determinati propri testi, una collezione specifica, una collana specifica. Cose di questo tipo, ecco. E sì, chiaramente il vantaggio è che poi il risultato finale su Wikisource non è il PDF, ma è un ebook a tutti gli effetti che si può leggere in 4-5 formati diversi e praticamente universale, nel senso che non esistendo un formato universale di ebook, l'unica maniera è renderlo disponibile in più formati, tra cui anche tutti i formati disponibili per lettori portatili. Quindi sappiamo che il PDF è abbastanza, cioè è il formato peggiore, un po' quasi, a parte, diciamo, per rendere disponibili dei libri, diciamo, leggibili, no? Ecco, Esatto. va bene solo per mantenere intatta diciamo, la Vi scansione dell'immagine, ecco. faccio vedere la pagina di una gazzetta. Come vedete qua, innanzitutto si possono vedere tutti i volumi che abbiamo caricato finora, quindi atterrando su uno qualsiasi di questi ci si può poi spostare agli altri. E quello che dicevamo adesso sugli iperlink è questa cosa qua, ovvero qui sono indicati in blu, sottolineabili come il 99% di tutti gli iperlink. Se non so chi è Petrarca, posso andare a fare una ricerca sulla sua pagina autore di Wikisource e navigare eventualmente altre sue opere presenti su Wikisource, ma anche andarmi a leggere la sua voce su Wikipedia e se ci sono citazioni, vedere le immagini. Diciamo, in questo riquadro celeste si trovano tutti i collegamenti di quella persona agli altri progetti Wiki. Quindi sta un po' al relettore, a chi si occupa di completare la rilettura della pagina, taggare e iperlinkare tutte queste personalità che trovo all'interno del testo. Se non sapessi nulla su Gaetano Donizetti, con due clic sono arrivata a una pagina abbastanza lunga e approfondita, da cui poi mi posso ancora muovere. Esplorando la bibliografia, esplorando gli altri progetti, esplorando i collegamenti esterni, eccetera, eccetera. Quindi la cosa interessante è che quando mettiamo qualcosa su Wikisource può diventare una fonte utile anche per Wikipedia, perché sappiamo che poi su Wikipedia non ci sono Esatto. mai abbastanza fonti. Quindi questa è una fonte autorevole e pertanto la possiamo poi utilizzare più facilmente come fonte anche su Wikipedia. Quindi diciamo i due progetti sono collegati in entrambi i sensi. Qua invece si può scaricare il volume della gazzetta in tutti i formati che diceva prima Marco, perciò sì, c'è il PDF, c'è l'EPUB che invece è più adatto magari ai device digitale e si può scaricare anche il déjà vu stesso che ho caricato io e così via. Scusa Valeria, anch'io non so se mi sono persa qualcosa, comunque mi chiedevo, dunque, quali, ho visto soprattutto adesso che hai scorso i link a nomi, ad autori, compositori, poeti, eccetera, eccetera. Che tipo di, cioè, mettete link per voci già esistenti, create anche nuovi dati e se soltanto alle persone o anche opere, titoli delle opere, teatri, Quindi so, città, ecco. beh, ovviamente ci possiamo collegare soltanto a quello che già esiste. In questa pagina in particolare che abbiamo visto adesso, sì, c'erano nomi
e opere, perché, vabbè, la gazzetta musicale, quindi di fatto il contenuto è principalmente Sì. quello. Nei prossimi numeri ci saranno anche delle pubblicità, quindi probabilmente ci saranno altri tipi di link. Ovviamente ci si può collegare a qualsiasi cosa Sì, esista, le diciamo città, i esatto. teatri. Però diciamo che ecco, Wikisource, differentemente da Wikipedia, è una biblioteca digitale e pertanto ha le pagine per gli autori, non per le singole opere. Poi le opere sono citate all'interno della pagina dell'autore, quindi principalmente esistono le pagine sugli autori. E quindi, differentemente da Wikipedia, ovviamente, in cui c'è un po' di tutto. Però la cosa interessante è che, come dire, no, se una cosa non esiste magari su Wikipedia, esiste su Wikidata o l'abbiamo messa su Wikidata, in qualche maniera poi possiamo riutilizzare questi dati nei vari progetti. E, diciamo, dipende da che cosa vogliamo fare, da cosa stiamo facendo, ecco. Però, questo per dire che tornando a Wikidata ci sono molti più dati su Wikidata che non su Wikipedia, nel senso di autori, nel senso di opere, no? E rimarrà così perché, no, in qualche maniera Wikidata è molto più veloce da alimentare e quindi esistono già una quantità mostruosa più di informazioni anche da questo punto di vista. E però appunto poi si possono trovare dei modi nuovi per utilizzare Wikidata, perché Wikidata è nato come progetto un po' di servizio per i vari progetti Wikimedia, come Wikimedia Commons era nato per le immagini, ma poi ha assunto una sua dignità anche autonoma, ovviamente perché si possono fare molte più cose, no? Ovviamente, come abbiamo visto, ricerche, Devo diciamo. dire che adesso non solo limitatamente alla Gazzetta, ma anche a tutti gli altri progetti su cui abbiamo condiviso informazioni, è di nuovo molto utile anche a noi, perché ovviamente nessuno di noi dell'archivio ha mai letto per intero tutti i 150 volumi presenti. E quindi spesso utilizziamo noi questo apporto della comunità per le nostre ricerche. Quindi abbiamo condiviso il documento e nel frattempo rispondo anche alla domanda appena arrivata in chat da Davide Rolleri, che chiede quante persone impegna me e non full time. E quindi io mi occupo di preparare i dati o i documenti, nel caso della gazzetta, dei periodici, e di caricarli online. Poi gran parte del lavoro di interrelazione, di iperlink, di collegamenti, di condivisioni, lo fa la comunità ed è questo l'enorme valore aggiunto di un progetto di questo tipo, perché dove una realtà piccola, diciamo come l'archivio, siamo in quattro in tutto, non può arrivare, cioè non potremmo mai pensare, come per le trascrizioni delle lettere, non potremmo mai pensare di leggere 30.000 lettere e di fare le ricerche, di segnalarci i nomi di persone, come fanno i nostri utenti. Oppure di leggere tutte le pagine della Gazzetta Musicale, di linkarle ai compositori, ai nomi, eccetera, eccetera. Dove non possiamo arrivare noi, arriva l'apporto della comunità, arriva la forza, diciamo, della comunità. Sì, per cui tra persone che hanno magari sistemato qualche cosa delle immagini, messo le immagini nelle voci di Wikipedia, fatto trascrizioni, riletture di Wikisource, eccetera, probabilmente arriviamo ad alcune centinaia di persone, un po' di tutto il mondo, che hanno finora dato una mano a questo progetto come volontari. Ecco. Lo stesso su Wikidata, Sì. anche lì magari insomma nell'inserire 11.000 schede ci può stare sempre il click sbagliato sull'anno, il click, l'errore di battitura del nome, può succedere insomma anche su un errore statistico infinitesimale su 11.000 qualche scheda sbagliata si può trovare e l'apporto della comunità ci aiuta anche a rilevare questo genere di errori. Quindi
per noi è una grande mano anche nel rifinire, trovare quelle piccole cose che possiamo migliorare. Poi citerei anche ovviamente l'apporto, soprattutto iniziale, di Patrizio Rebulla, che ha entusiasticamente, diciamo, portato avanti questo progetto, e anche di, ovviamente, di Pierluigi Ledda, che è il direttore, no? Ma anche degli stagisti che hanno lavorato con noi in questo periodo, alcuni dei quali hanno creato numerosissime voci di Wikipedia, magari a partire da traduzioni in altre lingue. Insomma, ecco, quindi Sì. è un lavoro molto, molto misto. È sempre un lavoro di team. Ecco, onestamente Valeria ha fatto un lavoro enorme, come tutti vediamo. Enorme, non comune assolutamente. Però i risultati si ottengono quando si lavora in gruppo in queste cose. Ecco, quindi magari anche solo per chiedere un'informazione. Qui c'è qualcuno come Camillo che ci ha aiutato all'occorrenza, insomma, e altri. Ecco, quindi. Sì, assolutamente. Io stessa spesso mi rivolgo agli utenti esperti e alla comunità di Wikidata, di Wikisource, se ho dei dubbi o se non so come si fa qualcosa, perché chiaramente neanche io non sono un utente esperto di Wikidata, Wikisource, eccetera, eccetera. Quindi spesso mi trovo davanti a cose che non so come risolvere. E ottengo sempre aiuto, risposte, delucidazioni nel giro di pochissimo. Magari se nessun altro ha domande per il momento, accennerei, ti ricorderei di accennare, anche mi permetto, ecco, di accennarti al nostro next project, il nostro prossimo progetto che riguarda la trascrizione degli spartiti Ah, certo. su ricordi, che è una cosa particolare anche per Wikisource, che non, finora non, praticamente non si è vista su Wikisource, quindi abbastanza pionieristica. Esatto, sì, che è molto, molto importante ed interessante, che appunto riguarda un tool di Wikisource, quindi parliamo sempre della trascrizione di, in questo caso, testi a stampa, ma nel nostro caso specifico i nostri testi dei periodici contengono esempi musicali, quindi con il pentagramma e le note, che al momento non sono trascrivibili. Ma bisogna utilizzare l'immagine. Invece Marco e Wikimedia Italia ci hanno proposto di partecipare a questo progetto di ricerca, diciamo, per elaborare un tool, un piccolo strumento che permetta anche all'interno di Wikisource di trascrivere il pentagramma. Ecco. Quindi noi, avendo come Wikimedia Italia, ritenendo che poi sia una cosa che può diventare utile, no, a tutti, no? Non solo ovviamente all'archivio ricordi, abbiamo anche in parte finanziato e finanziamo questo sviluppo di questo lavoro, insomma, ecco. Intanto vi ringrazio per tutti i commenti che vedo arrivare in chat, per tutti i complimenti che apprezziamo sia io che Marco, che penso di parlare a nome di tutto l'archivio. Forse Bene. Carlo non riesce a rintervenire. Ha scritto. Ha scritto qualcosa? Vediamo. Sì, ha salutato. Sto Oh, ci guardando. sono? Eccoti. No, sì. Era No, giusto, penso che era. chiuda Tiziana, quindi non interveniamo per Sì, quello. no, Ah, no, va sì. No, bene. no, no, Però vero. Federica ha alzato la mano, forse. Ah, Sì. Prego, Federica. grazie. Aspetta che ho tutto anche l'audio, salve. Anche io ringrazio, scusate qua non parte. Ecco, anche io ringrazio molto, questa lezione mi è sembrata molto interessante per sapere come lavora l'archivio storico ricordi, che sappiamo rispetto alle nostre istituzioni essere un paradiso molto più avanti di noi. Non credo che nessuno di noi abbia dei dati da poter scaricare, per dire. Quindi mi chiedevo se
è da convertire, nel senso che purtroppo noi, essendo principalmente bibliotecari unici in biblioteche anche di grandi dimensioni, abbiamo un livello di informatizzazione, credo, molto basso, non avendo nemmeno ricevuto, diciamo, finanziamenti in passato di una certa entità specifici per il nostro settore, e quindi tutto è dovuto a quello che sono riusciti a fare i singoli bibliotecari. Mi chiedevo se c'era un nesso da parte di Wikimedia per riuscire a colmare questo gap iniziale, oltre i bandi e la presenza di un wikipediano, se era appunto qualcosa che si poteva fare, e questa era una domanda in tal senso, cioè scendere, diciamo, un po' di livello per riuscire a raggiungere, diciamo, quello a cui ci troviamo realmente nella vita quotidiana noi. E l'altra era una cosa, un dettaglio che non so se mi è sfuggito, se tra i dati che vengono scaricati delle immagini vi sono anche le dimensioni dell'oggetto reale, per capire se viene mantenuta un legame tra l'oggetto reale e l'oggetto digitale, che è una cosa a cui io tengo molto, altrimenti noi abbiamo oggetti digitali, come per esempio quel bellissimo, cosa che ci hai fatto vedere, che magari sarà apprezzatissima da tutti, ma che, visto, diciamo, da un punto di vista di chi deve gestire l'oggetto reale, è un po' un falso, perché non corrisponde più alla realtà dell'oggetto, per il quale spesso, peraltro, noi non abbiamo soldi per la conservazione e la manutenzione. Molti anni fa, ancora al convegno dell'Associazione della Società Internazionale di Musicologia, se non sbaglio, sollevai questo tema e mi risposero, dopo varie discussioni e colloqui anche abbastanza, come dire, vivace, che effettivamente sì, in Inghilterra stavano pensando che per ogni progetto digitale ci sarebbe stata una parte di soldi devoluta a progetti di conservazione degli oggetti originali, perché ci si rendeva conto che altrimenti i due mondi si staccano e quello che resta su nel mondo fisico non ha più fonte di finanziamento, non riveste più interesse per nessuno se per il mondo gira un'immagine molto migliore di quello che è l'oggetto digitale. Ah, io non sono molto d'accordo, come architetto, in Immagino. particolare nell'ambito dei beni culturali, proprio direi il contrario, che il fatto di rendere disponibili delle immagini del nostro patrimonio culturale aiuta a farlo conoscere, pertanto a preservarlo, a impedire che venga ignorato. Però ovviamente no, il problema che accennavi esiste assolutamente, ecco, non voglio assolutamente negarlo. Però ecco, quindi Però è un magari. problema trovare il nesso, diciamo, Assolut ecco, ecco, e sì, diciamo di sì. Sì, mantenere il nesso. assolutamente. Sì. In ogni caso, quando carichiamo un'immagine su Wikimedia Commons, cerchiamo di recuperare tutti i dati, i metadati che avevamo a disposizione, no? E spesso poi questi metadati vengono arricchiti dagli utenti, che quando noi andiamo a caricare, per esempio, una intera collezione fotografica, no? Che ci è stata donata da qualcuno, ad esempio. E non sappiamo e non ci sono le informazioni su dove sono queste cose che vengono fotografate, se queste cose rappresentano dei beni culturali di qualche tipo, una chiesa, un palazzo, una villa, una chiesetta, anche una cosa, una baita a volte, nel corso del tempo, nel corso dei mesi e a volte degli anni, gli utenti sono in grado, grazie alla loro esperienza personale, di identificare, di localizzare, il soggetto, quindi fornire i metadati mancanti. Ecco, nel caso specifico, se non ricordo male, nel caso delle bozzette, eccetera, non abbiamo caricato le dimensioni originali, ma è possibile farlo perché esiste un campo Assolutamente sì. apposito. Sì. Esiste un E campo apposito. noi abbiamo il dato nel nostro database. Sicuramente questo è un ottimo consiglio. Ecco. Possiamo prevedere un aggiornamento dei metadati Ecco. con questa informazione. Quando abbiamo Grazie. caricato, per esempio, alcune immagini tratte dagli oggetti del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, abbiamo inserito anche le dimensioni perché erano immediatamente disponibili. Quindi certamente diciamo, il dato è in sé per sé molto interessante. E anche il link poi diretto in qualche maniera all'oggetto nella collezione digitale dell'ente è molto importante perché questo aumenta, non diminuisce, aumenta il numero di visualizzazioni che ha il sito dell'ente, proprio due terzi abbondanti dei visitatori, per esempio, del sito della BEIC, della Biblioteca Digitale BEIC, provengono dai progetti Wikimedia. Questo sta a indicare che quando condividiamo con qualcuno un oggetto digitale,
non perdiamo il visitatore, anzi ne acquistiamo No, due. no, certo. Sì, questo posso Assolutamente, questo confermarlo anche sicuro. per l'archivio. Adesso non ho sotto mano i dati precisi, però anche per noi è stato così. E poi tra l'altro mi pare che i bozzetti erano stati restaurati, I bozzetti sono stati restaurati, stati sì, restaurati i fisicamente. documenti, Sì, ecco. certo. Solo digitalmente, senza rischiare Sì. nulla, diciamo. Non No. digitalmente, infatti, ma Sapete che proprio anche gli per quanto originali. riguarda l'iconografia, la digitalizzazione porta con sé alcuni, diciamo, rischi o comunque alcune possibilità di miglioramento nel termine della resa dei colori, ad esempio, perché dipende da quando è stata fatta. Nel nostro caso, la digitalizzazione dell'iconografia è stata fatta nel 2015, se non vado errata. In questi 6 anni di progresso tecnologico, ovviamente la resa digitale può essere portata ancora più vicino all'originale fisico, e quindi ovviamente non possiamo rimetterci tutti gli anni a fare una campagna di digitalizzazione di 15.000 documenti. Avere qualcuno che in maniera volontaria ci aiuta a migliorare la versione digitale è sicuramente un ottimo aiuto. Io volevo tornare un attimo sulla domanda iniziale, però sulla questione iniziale di Federica Riva, se no dà l'impressione che cerchiamo di eluderla. Cioè, una biblioteca che non ha magari un grande contenuto, come può Grazie. partecipare ai progetti Wikimedia? Questa è una cosa estremamente interessante. Anzitutto non darei per scontato che non abbiamo niente, perché per esempio con il Polo del Novecento si sta facendo un progetto semplicemente sullo spoglio delle riviste, cioè si sta lavorando sui dati di spoglio delle riviste per inserirli su Wikidata. Quindi anche un semplice spoglio di riviste può essere utilizzato su Wikidata, che è assolutamente una cosa preziosa, e cose che mancavano prima. E al di là di questo, che quindi diciamo dei dati digitali già che abbiamo a disposizione, che possiamo utilizzare in maniera a volte anche un po' creativa, no? Diciamo inedita se non creativa, ecco, perché magari nessuno l'aveva fatto prima. Ma in realtà una biblioteca in quanto tale ha molti modi diversi di collaborare, come abbiamo visto, anche favorendo la produzione di nuovi contenuti attraverso i volontari, quindi anche facendo quel lavoro, diciamo così, di formazione, di coinvolgimento degli utenti, no? A livello digitale fa già di per sé un grandissimo lavoro, perché poi possono venire prodotte facendo diciamo degli eventi apposta, dei piccoli seminari, eccetera, dei contenuti nuovi. Quindi noi siamo partiti ovviamente con i progetti GLAM facendo dei progetti basati sui contenuti, ma un po' alla volta ci stiamo evolvendo in progetti basati sulla strategia o progetti basati sugli enti, come volete dirlo voi, ecco, che quindi prescindono anche dal fatto di avere una grande quantità di dati, ma che si utilizzano magari una strategia diversa per ottenere determinati risultati nel corso del tempo. Certo, più impegnativo, no? Come progettazione, però forse anche più interessante, no? Ecco, perché altrimenti solo le grandi istituzioni con tantissimo materiale digitalizzato hanno diritto a cittadinanza? No, assolutamente. Anche le piccole biblioteche direi di quartiere, possono diventare dei punti molto interessanti per sviluppare dei contenuti per Wikipedia, per Wikisource, rileggendo delle cose che altri hanno messo su. Insomma, anche far fare un salto di qualità ai propri utenti, facendo capire che la fruizione delle biblioteche non è solo quella fisica, è anche quella digitale. E le biblioteche possono continuare a rimanere, persino quelle scolastiche, possono anzi rivalorizzarsi come luogo di aggregazione e di scoperta di questo tipo di possibilità. Io penso anche che c'è un risvolto, anche ci potrebbe essere un risvolto anche didattico per delle istituzioni dove si fa formazione, in fin dei conti, come i conservatori, per esempio, per cui il coinvolgimento di allievi in un'attività del genere può avere un impulso formativo molto forte, anche innovativo da un certo punto di vista. Quindi c'è anche questo altro aspetto. La verità è che forse Federica non si riferiva a
piccole istituzioni, ma perché tutte le istituzioni sono ricche, anche le più piccole. Musica soprattutto. Le istituzioni di musica soprattutto, ma si riferiva proprio alla povertà di mezzi e di persone che naturalmente ci Sì. sono. Però ecco, sì, Sì. effettivamente concepire piccoli progetti, magari con cui partire o piccole iniziative può essere Assolutamente. tante gocce, insomma, possono fare un mare, effettivamente. Sì. E questo penso che sia la cosa più interessante di tutto questo, perché naturalmente la stessa Federica Riva prima ha citato in chat iniziative come il RIP, il repertoire della Press Musicale, e naturalmente sono iniziative preziosissime, ma iniziative private a pagamento molto costose, e questo che ben vengano naturalmente. Ma invece qui si sta parlando di una condivisione di dati assolutamente così gratuita, per cui è di dati open access, per cui è un concetto completamente diverso, che chissà, forse un giorno potrà effettivamente colloquiare con tutto ciò che invece non è open ed è privato, insomma, in qualche modo. Però effettivamente per noi è certamente più semplice, in fin dei conti, condividere con questo tipo di iniziative insomma, una nostra partecipazione anziché con altre. E il problema, per esempio, molto spesso per le nostre istituzioni è anche quello che non possediamo un vero e proprio server per la conservazione dei nostri contenuti digitali, e quindi non siamo in grado poi di condividere quello che possediamo. Faccio un esempio che a mio avviso è paradossale, che è quello della Biblioteca del Conservatorio di Napoli, che tanto ha digitalizzato, ma che ha messo per fortuna su internet culturale tanto materiale digitale, ma però conserva diciamo queste immagini su supporti fisici, perché non ha come si dice, una repository praticamente in sede. E questo, insomma, non si riesce, ecco, a far capire, o anche a fare. Abbiamo fatto dei progetti per cercare finanziamenti, ma l'istituzione non è sensibile a questa cosa. Dice, vabbè, si vedono, stanno lì, perché dobbiamo Sì, spendere soldi per no, assolutamente. fare. Da questo punto di vista direi però che ognuno crea il proprio repository è una cosa superata, assolutamente. Cioè, come l'esistenza di database separati che non possono collegarsi è assolutamente superata. Quindi Certo. noi in realtà possiamo già utilizzare Internet Archive per Chiaro. caricare i nostri libri gratuitamente, possiamo utilizzare Wikidata come catalogo e nel 90% forse delle cose che abbiamo, dipende. Quindi stiamo aspettando di qualche museo che decida di utilizzare o un'istanza di Wikidata, non un'istanza di Wikidata nella propria intranet, che è sempre possibile fare software libero, no? Possiamo utilizzare il software di Wikidata, e che quindi diciamo in sé per sé non ha un costo se non quello di installazione e di manutenzione, ma proprio con Wikidata. Quindi il concetto degli open data è che i database separati stanno morendo e la loro epoca è finita, sono dei dinosauri che stanno ancora arrancando. Ma il futuro è il presente, direi, anzi, è dei linked open data. E quindi direi che forse si può essere, se ci sono istituzioni che magari non hanno la possibilità di mantenere il proprio server, possono trovare soluzioni creative per caricarlo sul server degli altri, come Internet Archive. Grazie.
Sì, credo che anche se viene, anche l'ICU stia lavorando in direzione della realizzazione di un cloud, se non erro, però diciamo che questo forse anche noi bibliotecari dovremmo avere un po' di aggiornamento perché insomma, magari almeno siamo sufficientemente preparati su quella che poi è l'evoluzione, insomma, di queste possibilità che ormai si aprono per il mondo digitale. Sì, Non a questo so. proposito, in realtà io devo dire, sì, io ho delle competenze digitali che sono la mia formazione principale, va bene, ma quello che abbiamo fatto come archivio sui progetti wiki, può essere fatto, anche, insomma, può essere portato a termine anche da chi non ha una particolare formazione in senso digitale, appunto, al di là dell'esportazione dei dati da un database preesistente, diciamo così, poi si tratta semplicemente di metterli su un Excel e compilarne le celle con l'aiuto, ad esempio, di una figura come quella di Marco, è addirittura più facile perché in caso di necessità si può essere guidati nel processo. Può richiedere forse un pochino più di tempo rispetto a quello che ci abbiamo messo noi. Però, ripeto, tutto quello che avete visto l'ho fatto io da sola e non ho utilizzato tutto il mio tempo, cioè non ho dedicato tutto il mio tempo al progetto Wiki, perché l'archivio ha anche altri progetti aperti, quindi è stato un progetto portato avanti in parallelo rispetto ad altre cose. Perciò è vero che sembra una mole di dati grande, però non deve essere non deve sembrare un'impresa enorme, perché appunto la comunità aiuta molto. Però avevi anche alle spalle la mole dei dati, comunque c'era già, ecco, quindi. Ancora che ho creato di fatto io. Però Quindi, vabbè, però più del tempo, ecco. ad esempio, per spostarci su altri progetti che non siano wiki, posso citare la collaborazione al nuovo soggettario con la Biblioteca Nazionale di Firenze, che è stata una cosa che abbiamo fatto nel giro, secondo me, di un mese, nemmeno, poche settimane. Un link velocissimo fra il nuovo soggettario e il nostro sito. E fra virgolette il gioco era fatto, no? E lo stesso abbiamo come archivio partecipato a SBN, abbiamo messo su SBN le partiture manoscritte dell'archivio, quindi circa 8.000 record. Anche quello è un lavoro che possiamo recuperare chiedendo lì, ad esempio, se bene non possiamo fare noi l'esportazione in prima persona, ma possiamo chiederla e da lì recuperare dei dati che poi possiamo riutilizzare. Sì, Perciò è importante l'interoperabilità dei dati esattamente esatto, sì. e averli. ecco, cioè, quello che manca a molti di noi è comunque come dire, soprattutto nei conservatori non c'è ancora questa sensibilità, diciamo, e anche la possibilità di avere a disposizione studenti che effettivamente si occupino così del patrimonio o comunque di quello che abbiamo. Forse ecco, dei progetti più musicali, ecco, forse è più possibile realizzarli per noi, ecco. Comunque è una cosa su cui bisogna sicuramente lavorare e anche, diciamo, questo corso era un po' per spingere verso l'aggiornamento proprio in questa direzione.
Scusate, io avrei un'altra domanda a questo proposito, cioè, mi scuso ma lunedì non c'ero, è stato detto già quali potrebbero essere rispetto al problema che diceva adesso Patrizia, cioè che noi non abbiamo cioè abbiamo gli oggetti, al massimo abbiamo per dire le immagini digitali, ma non abbiamo praticamente dati catalografici spesso. E quindi, almeno io parlo per me, patrimonio musicale di Parma, che è molto ricco, è molto vario e tra l'altro anche come tipologia ha dei dati catalografici minimi. Si è per caso affrontato il problema o comunque la questione di quali sono, diciamo, i campi utili a un Excel per essere importato nel mondo wiki, cioè Valeria ha a disposizione una marea di dati e ci ha fatto vedere delle tabelle molto specifiche. Di quelle tabelle, che cosa sarebbe il minimo? Cioè, se un conservatore volesse partire con un progetto simile, dovrebbe partire da un Excel minimo, no, di dati per poter poi avviare tutto il processo se vuole partecipare con il proprio patrimonio. Altro è se, appunto, come sempre diceva Patrizia, si vogliono coinvolgere gli studenti in progetti altrui dell'archivio storico ricordi stesso ed è una via, ed è la via della didattica. Ma sulla via del No, mi proprio riferivo patrimonio. a valorizzare il patrimonio del nostro. Ah, anche, ecco. Quindi, comunque, avendo il proprio patrimonio, si può definire, diciamo, un set minimo di dati che ci consente di partire? Non so se questo era già stato detto lunedì e chiedo scusa, ma io lunedì non ci potevo essere. Posso rispondere io, ma lascerei volentieri la parola a Camillo, visto che è lui che ha tenuto la lezione lunedì scorso, sicuramente più esperto di me su Wikidata, se vuole. Allora, lunedì in realtà di questo non abbiamo parlato perché era cioè, diciamo, era una presentazione più che altro di Wikidata in generale, di ciò che con Wikidata si può fare. Io personalmente non ho mai fatto import attraverso OpenRefine o comunque appunto import massivi partendo da una base di dati, ma ho sempre preferito lavorare io elemento per elemento, mettendoci tanto tempo e quindi diciamo non ho mai avuto occasione in prima persona di fare un lavoro del genere. Ma secondo me dipende, cioè dipende anche molto da quello che si vuole fare, cioè un lavoro su elementi di persona è diverso da un lavoro su elementi di tipo archivistico, che è diverso da un lavoro su elementi di altro tipo. E dipende molto da quello che si vuole fare, cioè se uno i dati non li ha, di base, che so, su una persona cerca in internet oppure cerca in risorse bibliografiche, in qualche modo li trova. È che appunto, cioè, dove il dato non c'è, sostanzialmente uno in qualche modo lo reperisce, però lo reperisce tendenzialmente a mano e quindi il tempo aumenta esponenzialmente. Quindi se uno ha una lista di persone che hanno solo il nome e non sa nient'altro, prende la lista di persone, la mette su un bel foglio Excel e poi, cioè, quello che farei io sarebbe andare a cercare uno per uno risorse su queste persone, vedere se sono già presenti in Wikidata, se no, cosa trovo in SDN, cosa trovo nel resto di internet, cosa trovo sul cartaceo. E creare così, io procederei così. Per quanto riguarda invece i dataset già esistenti, come poteva essere quello dell'archivio ricordi, noi abbiamo usato Mix and Match, in realtà abbiamo creato un catalogo su questo strumento, sempre libero e aperto, collegato a Wikidata, che ci ha permesso di creare in parte in automatico, in parte manualmente, un match fra i nostri record e quelli che sono già presenti su Wikidata. Questo ovviamente, meno nel caso delle opere, ma molto di più nel caso delle persone, ci ha tagliato i tempi di lavoro tantissimo, perché chiaramente a quel punto basta semplicemente collegare l'ID del proprio dataset con quindi l'identificativo numerico che è imprescindibile per qualsiasi database, quindi tutti i database ne hanno uno, con l'identificativo numerico, con l'omologo di Wikidata. E a quel punto il gioco è già fatto così. Quindi per quanto riguarda le entità già esistenti su Wikidata è sufficiente questo, una lista,
di ID del nostro database una lista di ID che sono già presenti su Wikidata. Il programma fa un matching automatico, ci sono vari tool anche in questo caso che si possono far andare per migliorare, per approfondire, ampliare questo matching. Quello che non viene matchato in automatico lo si riconcilia a mano e dopodiché la corrispondenza è creata. Mentre per quanto riguarda tutte quelle entità che non sono già presenti su Wikidata, io direi che deve esserci, anche in questo caso poi mi confermeranno sia Marco che Camillo, un minimo, oltre all'ID deve esserci un minimo di informazione che si deve poter garantire su quella persona, quell'opera, per quella scheda. Se si tratta appunto di una persona, nome e cognome, date di nascita e morte, luogo di nascita e morte, magari, non so, una breve descrizione della persona, del perché, diciamo, sia meritata di essere su Wikidata, tipo il ruolo, il mestiere che ha avuto nella vita, se è uno scrittore, un compositore, un violinista, non lo so, un falegname, non lo so, uno scultore, quel che è, minimo, con delle fonti ovviamente da cui sono stati presi queste informazioni. Le fonti sono sempre anche quelle imprescindibili quanto l'identificativo nei database. Io quella del Grazie. foglio Excel la dicevo, io dicevo quella del foglio Excel dando per scontato che non ci fosse un database, ma che la biblioteca avesse, che so, un documento Word o qualcosa di tristissimo e non strutturato, che non fosse possibile usare come identificativo, nel qual caso di fatto appunto si passa a, cioè, tanto meno è strutturato il dato di partenza, tanto meno si può usare una modalità strutturata come può essere mix and match dall'altra parte. Cioè, ovviamente se c'è già un database, anche minimale, a cui linkare, già le cose sono molto più semplici attraverso mix and match e attraverso altri strumenti. Tanto meno è strutturato il dato di partenza, tanto più diventa difficile poi il lavoro a posteriori. Carlo? Mi sembrava di capire che Federica è in una situazione in cui non ha un database di partenza e pensa, cioè sta pensando a come strutturarlo e quindi quanto impegnativo deve essere questo database. Allora, secondo me sono due possibili punti di vista da prendere riguardo a qual è il set minimo di dati da utilizzare. Da un lato, i linked open data sono uno dei tre aggettivi che si usa per i linked open data e che sono modulari. Modulari significa che si possono mettere inizialmente pochi dati e poi questi dati si possono arricchire. Un esempio l'abbiamo visto prima quando abbiamo visto due descrizioni, una in italiano, una in inglese, e c'è sempre la possibilità di mettere la terza in russo. Uno dei vantaggi di Wikidata è che poi questo modulo aggiuntivo potresti doverlo fare tu, ma potrebbe anche farlo qualcun altro, quindi c'è anche questo vantaggio. Quindi in realtà non c'è un set minimo di dati dal punto di vista tecnico dei linked open data. C'è invece un set minimo di dati da un altro punto di vista. Supponendo che tu abbia un archivio cartaceo e che tu voglia pubblicare le tue risorse, cioè rendere più visibili le tue risorse, l'operazione che stai cercando di fare è quella di valorizzare i dati che hai. Quindi prima di tutto devi produrre i dati e a questo punto devi produrli in un formato fruibile anche dall'esterno, quindi in un formato elettronico. Quindi devi produrre per quanto piccolo un database. E allora a questo punto, come dicevano Camillo e Valeria, devi avere un identificativo in quel database che è poi il punto di arrivo degli eventuali utenti che girano su Wikidata e trovano il tuo identificativo, vengono da te. E lì trovano dei dati. Quanti dati vuoi mettere a disposizione, quali dati vuoi mettere a disposizione, dipende da quali sono le finalità che ti proponi. Quindi, diciamo, la scelta del set minimo
è in relazione agli obiettivi e alle funzioni, agli obiettivi che ti dai e alle funzioni che vuoi far svolgere sui tuoi dati quando qualcuno arriva da te. Grazie. Ah, chiedo scusa, io stavo scrivendo perché ho difficoltà di linea che mi cade continuamente. Riusciamo a Tutti e sentire. quattro voi dal professor Bianchi, in modo eventualmente da potervi contattare se abbiamo dubbi per me. Aspetta. Scrivo. Sì, forse è meglio, io non sono riuscita a sentire la domanda. Ma immagino che Tiziana volesse ringraziare e salutare tutti e comunque insomma ecco, speriamo che sia così l'inizio di una collaborazione per molti di noi insomma, che approfondita e di avviare appunto dei progetti proprio di valorizzazione. Tiziana, ci sei? No? Ci senti adesso? Scusate, ora vi sento. No? Grazie, Patrizia. Io stavo semplicemente ringraziando, ma stavo chiedendo perché ho problemi di connessione, se possono lasciarci i loro indirizzi mail per Certo. eventualmente poterli contattare per chiarimenti o per ulteriori iniziative. Gradirei averli di tutti e quattro voi, se possibile. Ringrazio tanto e naturalmente ringrazio anche tutti i partecipanti. Grazie. Ecco bene. Allora, grazie a tutti. E se non c'è nessun'altra domanda, Questa anche possiamo forse chiudere. perché ho problemi.